torna con un cartellone di grande richiamo a Castelbasso la manifestazione estiva allestita dalla Fondazione Malvina Menegaz per le arti e le culture, in programma dal 22 luglio al 29 di agosto. Da oltre 20 anni il luogo di cultura tra i più prestigiosi della regione, Castelbasso riunisce anche per questo 2021 alcune delle organizzazioni fondamentali dell'Abruzzo, spaziando dalle arti visive alla musica, alla letteratura, per ribadire un ruolo centrale nella crescita qualitativa dell'offerta culturale. Anche quest'anno, nonostante le varie problematiche, Castelbasso è pronto a partire. La Fondazione, come organizzatrice, pone, diciamo, l'attenzione dei visitatori, dei turisti e degli abruzzesi questo nuovo evento che inizia il 22 di luglio e terminerà il 29 di agosto. Un evento nel quale ci sono le mostre, fra le quali vedete di dietro due splendide opere, una mostra chiamata Passo Doble, in cui si mettono a confronto, attraverso un dialogo, artisti di epoche diverse, di oggi e di ieri, e oltre anche a delle importanti performance di artisti, diciamo, di oggi, dell'altro Palazzo De Santis. Ma oltre a questo, ovviamente, il programma è ricco di altri eventi diretti dalla Ricitelli di Teramo o dai solisti aquilani oppure dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, oltre ad altri eventi che rientrano nel discorso di altri, in modo da offrire un'offerta culturale molto ampia, come la sezione letteratura dell'associazione Mente Locale di Pescara o l'Orno Antico di Roberto Marini. Quindi, come al solito, un ventaglio di offerte che abbracciano tutti, oltre all'arte contemporanea, abbraccia anche tanti altri settori, diciamo, dell'arte, diciamo, intesa in senso lato, ovviamente. Tanti artisti passati, presenti e futuri, perché questo progetto rimette in gioco le opere della collezione Fondazione Menegaz, che conta nomi che vanno dalla fine dell'Ottocento fino alle più recenti generazioni della ricerca italiana. E oltre a questo riallestimento ci sono 8 progetti speciali con 8 artisti e artiste provenienti dalla Fondazione, che a loro volta hanno invitato altri 8 autori e autrici per creare un dialogo e quindi dare vita a delle opere che non si iscrivono nello spazio formale della cornice, ma che vivono in una terza possibilità, una possibilità di lettura che può essere completata anche da chi le osserva. Quindi, più che una ricerca del bello, una ricerca del possibile, dei significati, aperti a tutti, anche a chi pensa di non capire l'arte.